Beh, mi presento, sono Francesco Gallina, sono ricercatore universitario qui a Parma e oggi il mio intervento è dedicato alla commistione tra Eros e musica all'interno delle ballate del Decameron. E per incominciare, insomma, con un'immagine, questa è un'immagine che tratta dall'Incunabolo De Gregori del 1492. E rappresenta alla perfezione quello che è il senso, ecco, di quello che andremo poi a definire come un'enciclopedia dell'amore, ovvero il Decameron, opera che si colloca alla metà del 300 e che vede, come sapete, protagonisti, ma così per passare tutti insieme, questi 10 giovani, sette ragazze e tre ragazzi che, come vedete in alto alla vostra sinistra, partono dalla chiesa di Santa Maria Novella nel momento in cui la peste devasta dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico, morale, etico, la città, e di comune accordo iniziano il loro viaggio che li porta nel contado fiorentino a contatto con una natura edenica, bucolica, meravigliosa, una serie di loci ameni, il locus amenus, grande topos letterario, che trova la sua grande armonia appunto con la presenza, con il motivo ricorrente della musica. E lo vedete già a partire da questa illustrazione, appunto da questa xilografia, perché Panfilo, in realtà Panfilo non suona nulla all'interno del Decameron, ma nell'immagine, tutto ok? Si sente ok, perché rimbombava un po' forse. All'interno del Decameron non suona nulla, però l'illustratore ha deciso di fare questa scelta, ha in mano il suo bel liuto e fiammetta la sua biella, la sua viola, come viene definita, la sua viola, una biella appunto, e in alto da non sottovalutare la presenza dell'uccellino, perché se c'è un suono diegetico che dobbiamo immaginare continuamente esserci nella cornice decameroniana, appunto è quello dei rosignuoli, degli uccellini che continuano a cantare e cantano quasi sfidando l'uomo, e l'uomo sfida la natura, ovviamente in questa sfida è sempre l'uomo che ha la meglio. La musica dunque diventa all'interno della cornice decameroniana una tachipirina, possiamo così definirla, un analgesico che insieme al buon mangiare, sempre in modo moderato, insieme al buon vivere, ai ragionamenti pacati, insieme alla preghiera, che non si deve dimenticare appunto che la cornice è pagana, ma fino ad un certo punto. Le giornate sono 10, sappiamo, in realtà sono 14, perché c'è il tempo per pregare, quello non deve mai mancare, per la purificazione. D'altronde tutto questo viaggio attraverso il contado fiorentino, questo permanere nella bellezza della natura, è una forma di purificazione, una forma di purificazione in cui si immerge, si colloca anche appunto la musica sotto diversi aspetti, sia all'interno della cornice sia all'interno delle novelle, ma oggi ci concentriamo esclusivamente sulla cornice. La musica analgesica appunto come palliativo, la musica, la parola e l'amore, perché la cornice è vero, è esclusivamente, fondamentalmente, dedicata alla descrizione di questi giardini paradisiaci, paradiso non metafisico, attenzione, non trascendentale, ma fisico, sebbene idealizzato in questo locus amenus di meraviglie che vanno dalla presenza di una vasta gamma florofaunistica, erbe, erbette, un verdeggiare continuo, una continua primavera in cui i protagonisti, appunto i 10 giovani, ricalcano in un certo qual modo la filosofia del giardino di stampo epicureo.
una poetica musicale, come vedete, cioè gli strumenti e la tradizione orale. Cosa significa? Significa che il Decameron, indipendentemente dalla cornice, è un pozzo, una fonte di estrema importanza per trarre, per ricavare informazioni dal punto di vista musicale, sia per quanto riguarda le forme metriche, quindi vedremo appunto le ballate, perché al termine di ogni giornata, come diremo tra due secondi, viene cantata e danzata una ballata, quelle che poi vengono definite anche canzonette, non sono canzoni vere e proprie, sono ballate, ballo a tondo, e informazioni che riguardano gli strumenti musicali, su cui ci concentreremo molto meno, perché il tema appunto è l'amore, ma il tema delle ballate è l'amore. Un amore che viene ripreso, viene analizzato, viene descritto, esaminato in tutte le sue sfaccettature. E questo è importante, perché come vedete poi scritto verso la fine di questa slide, appunto è una enciclopedia di Decameron, non solo la cornice, ma anche e soprattutto la cornice rappresenta una cintura che va a raccogliere, che va a cingere le novelle. E noi non dobbiamo concepire il Decameron come scolasticamente si fa, come semplicemente una raccolta di novelle, è molto di più, è da intendersi come un'enciclopedia vera e propria, in cui le novelle sono interconnesse fra di loro e a loro volta le ballate sull'amore, le ballate di stampo erotico, che poi l'eros sia metafisico, trascendentale, mistico o carnale, ma comunque insomma vanno a trovare un dialogo rispetto anche a quelli che sono i temi delle giornate, perché come sapete ogni giornata presenta un re e una regina che decide, una regina che viene incoronata dagli altri nove, che decide il tema, che può essere un tema libero come nel caso della prima e della nona giornata, ma può essere anche un tema ben preciso. E ci sono poi anche informazioni che possiamo dedurre per quanto riguarda la tradizione orale, sempre a partire da canzoni amorose. Ci sono alcuni accenni qua e là, una novella in particolar modo in cui troviamo il tema. Troviamo la presenza di questa canzone che era stata composta 10-20 anni prima in Italia da un cantore che poi decide per amore, era una canzone che parlava, che insomma si incentrava su un amore triste, su un amore non ripagato, come insomma poi lo Spinello ci insegna, si reca a Cipro. A Cipro, dopo 20 anni, sente qualcuno cantare la sua canzone dopo 20 anni. Quindi c'è anche il tema della tradizione orale, no? Molto, molto presente. Una trasgressione al proemio, iniziamo ad addentrarci appunto. Perché? Perché Boccaccio scrive nel proemio, quindi ancora prima di entrare nella cornice vera e propria, no? Nel proemio dedicato alle donne, come ben sapete, il libro Galeotto per le donne che soffrono, e quindi Boccaccio, come dire, si mette a loro disposizione. Intendo raccontare 100 novelle o favole o parabole o storie che dire le vogliamo raccontate in 10 giorni, va bene, da un'onesta brigata di 7 donne e di 3 giovani nel pestilenziale tempo della passata mortalità fatta, e alcune canzonette dalle predette donne cantate a loro diletto. Dov'è la trasgressione? Che dice canzonette delle predette donne. In realtà anche gli uomini cantano e compongono ballate, quindi tutti e 10. Quindi non viene rispettato questo, ma ok. 10 ballate e una onesta falsificazione. Non dimentichiamoci che uno degli oggetti di studio che prenderemo in considerazione, magari alla fine Muoviti amore, vattene a Messere, che mi sembrava un titolo perfetto per questa 2 giorni di conferenze, ma è la falsificazione, un falso d'autore del Boccaccio, che si trova all'interno di una novella particolare, che è la 7ª novella della 10ª giornata.
di cui poi parleremo. Come funziona, qual è il gioco? Perché d'altronde il giardino è dal Roman de la Rose, anche prima, ma dal Roman de la Rose in poi, è anche il luogo del gioco d'amore. Appagato, non appagato, poi chiaramente bisogna mettere i puntini su lei a seconda dei casi che si presentavano. Comunque, funziona così: la ripresa viene cantata inizialmente da un solista e poi la ripresa, e da lì appunto il termine, la ripresa dal coro di danzatori, perché ci sono i danzatori, ci sono coloro che attuano, che compiono le carole, le carolette, quindi queste danze, e poi viene nuovamente ripetuta dal coro, in coro, a conclusione di ogni giornata, come risposta e conferma melodica alla volta che viene nuovamente cantata dal solista. Cosa significa le nuove rime? Le nuove rime significa che c'è questo aggettivo nuovo, che poi magari lo vedremo meglio, che va a inserirsi in alcuni, viene utilizzato in alcuni punti proprio quando è il momento di cantare nuove note, nuove rime, ma soprattutto nuove note perché nuove, forse perché, neanche forse, nel senso perché siamo nella snova e quindi c'è l'idea, cioè la novità fondamentale del contrappunto, quindi linee melodiche e di note che si intrecciano fra di loro. Quindi voci acute, il tenor che si, come dire, che si aggiunge ad una autonoma linea melodica, sopravvoci invece di tono più basso, ovvero quello che veniva definito il discantus. Questioni di lessico perché abbiamo suono, il suono può essere inteso in senso generico, per esempio la conclusione cosa vuol dire? Per chi non lo sapesse, però sapete che ci sono le novelle, ok? Ogni giornata però inizia proprio con una introduzione, poi ci sono le 10 novelle una dopo l'altra e poi c'è la conclusione. Sia l'inizio che la conclusione sono abitate all'interno di questi giardini o bei palagi in cui appunto vengono trascorse le giornate. Allora, può essere un suono in senso generico, per esempio nella conclusione della giornata 2, più altre se ne cantarono canzonette, più danze si fecero e suonarono diversi suoni. Oppure in senso timbrico, al suono della cornamusa di Tindaro, oppure slittamento, dunque la cornamusa di Tindaro è la cornamusa è lo strumento associato a Tindaro. Tindaro, magari di Tindaro voi non avete mai sentito parlare, perché? Perché Tindaro è insieme a Licisca il servitore che accompagna, che ha il servizio di Dioneo, che invece è un giovane, uno dei giovani, ed è di, come dire, di ceto sociale basso, appunto essendo un servitore, la cornamusa gli si associa al suono della cornamusa di Tindaro e quando dà altri suoni, carolando, la carola, il ballo, la danza, slittamento semantico, può subire uno slittamento semantico, anzi subisce uno slittamento semantico quando, proprio quando viene introdotta Movi Temore Vattene a Messere. E ne parleremo, come leggete le quali parole Minuccio, poi capiremo che Minuccio prestamente intonò un suono soave e pietoso, siccome la materia di quelle richiedeva, e come richiedeva la materia, il contenuto di quelle rime. Poi abbiamo appunto il verbo cantare oppure dire. Allora, anche qui gli studiosi hanno cercato insomma di capire perché questo dire, che sia riferito alla dimensione vocalica della canzone, o in questo caso della ballata, per esempio, notiamo, disse Dioneo, Madonna, se io avessi cembalo, altro strumento musicale che incontriamo, direi alzatevi i panni, nonna Lapa, sotto l'ulivello e l'erba, poi su queste ballate particolari, espressamente erotiche, ma di un erotismo che niente a che vedere con la Beatrice di Dante, perché mistico non è, ne parleremo.
oppure troviamo la ballatetta, il termine ballatetta ad esempio associato a stampita, dove per stampita noi vediamo, dobbiamo intendere un componimento di gusto fondamentalmente pastorale, con rimandi naturalistici, appelli affettuosi, un genere di ballo però qui inteso sostanzialmente strumentale, una danza strumentale, quando originariamente invece doveva intendersi come canzone, canzone vocale, e poi diventerà le stampida anche accompagnata da strumenti musicali. Il cembalo, anche qui uno dei tanti riferimenti agli strumenti musicali, da intendere sia come saltello trapezoidale, che si suonava a pizzico con delle bacchette, sia, e questo in una novella, come tamburello a sonagli, quindi ero appuntato un passo di una novella dove dice: e in scambio delle 5 lire le fece il prete, stiamo parlando di una certa Madonna bel colore, che non è una donna particolarmente di buoni costumi, le fece il prete rincartare il cembalo il suo e appiccò di un sonagliuzzo, che in questo caso non è un saltello trapezoidale, è una sorta di tamburello vero e proprio. Rincartare vuol dire qui ricoprire di pergamena, ecco, in un certo modo, rivestire di carta pecora. E così poi incontriamo, così per chiudere la questione sugli strumenti musicali, una serie di altri strumenti musicali che vanno dai più conosciuti, liuto, viella, appunto, ma anche riferimenti particolari, più particolari, per esempio ai discheri. Cos'è il dischero? Il dischero, ad esempio, lo troviamo nella novella, in una delle novelle di Bruno Calandrino Buffalmacco, dove i denti di Calandrino vengono paragonati a dei discheri, cioè i pioli con cui si regola la tensione delle corde del liuto. Oppure troviamo la ribeba o ribeca, che deriva dal rabab arabo, che è uno strumento a tre corde suonato con un arco molto, molto corto, con un suono particolarmente aspro e nasale, che veniva ad esempio utilizzato nelle danze paesane, per esempio. Oppure è ancora più particolare un particolare riferimento a giovani di tromba marina, dove questa tromba marina è uno strumento molto, molto particolare, molto alto se fa riferimento allo strumento musicale, sempre perché alcuni dicono in questa novella dove si fa riferimento a giovani di tromba marina che questi giovani siano, come dire, dei pettegoli. Allora si faccia riferimento alle parole che vengono diffuse, come dire, di bocca in bocca tra i diversi giovani, oppure può fare riferimento a questo strumento molto alto, alto 2 metri, dotato di una sola corda su un ponticello vibrante. Ma andiamo oltre, qui vi ho inserito per voi dei conservatori, ma non è il mio oggetto, fondamentalmente non è il mio oggetto di studio, alcuni intonatori che nei secoli successivi si sono interessati di musicare le 10 o alcune delle 10 ballate del Decameron, se volete, è dedicato a voi, ma ok, quindi da Scotto a Parabosco, da Nero a Sigismondo Tinte, Camillo Lambardi, e andiamo adesso un attimo a vedere, per esempio, partendo dalla giornata prima, alcuni riferimenti, no? Qui abbiamo la rappresentazione appunto del giardino, come vi dicevo, ameno, bucolico, un riflesso del paradiso terrestre sulla terra, in cui ritrovare se stessi, in cui ritrovare l'armonia. E allora la reina da sedere levatasi verso un rivo d'acqua chiarissima, il quale è una montagnetta, quindi vedete gli animali, la montagnetta, anche l'uso degli ipocoristici, la montagnetta, il paesaggio bello che quasi sembra un dipinto, questa cosa, se non un ekphrasis si chiama, no? Cioè la rappresentazione di una di un'opera d'arte, sembrerebbe, in realtà non è così. Una montagnetta discendeva in una valle ombrosa, da molti alboni tra vive pietre e verdi erbette, con lento passo se ne andarono, quindi scalze, con le braccia nude per l'acqua andando, cominciarono a prendere vari diletti fra se medesime. Inizia il divertimento. In che modo? Appressandosi l'ora di cena, e questo è un motivo che continua a ritornare, cambiano le ballate, ma il motivo del ritrovarsi insieme
ballando e cantando, non dandosi a sollazzi vergognosi, come potremmo trovare in novelle di contemporanei. No, in modo pacato, secondo quella che Orazio definiva laurea mediocritas, e menando la lauretta Emilia a cantarsi una canzone da Leuto di Dioneo aiutata da Leuto di Dioneo. E anche qui alcuni studiosi fanno riferimento al fatto che siamo appunto nel momento dell'Ars Nova, quindi aiutata cosa significa? Può significare un accompagnamento musicale e melodico rispetto a quello che appunto Emilia canta, non in senso strettamente monodico. Per lo quale il comandamento Lauretta prestamente prese una danza e quella menò cantando Emilia la seguente canzone amorosamente, che vediamo, questa ballatetta, ecco, vedete che prima era canzone, adesso è diventata ballatetta, ma è sempre quello, è sempre una ballata. Cantando Emilia la seguente canzone amorosamente. Questa ballatetta, cantando Emilia, questa ballatetta finita, alla quale tutti lietamente avevano risposto, ancora avevano risposto, anche qui la risposta in senso musicale, canoro, ancora che alcuni molto alle parole di quella pensava facesse, dopo alcune altre carolette fatte, essendo già una particella, una piccola parte della breve giornata, della breve notte passata, piacque la Erina di dar fine alla giornata prima. Questo è il facsimile di quello che poi si ritroverà successivamente. Da notare, ancorché alcuni molto le parole di quella pensava facesse, perché la ballata è viva e viva, si balla tutti quanti, ma poi c'è un significato che viene discusso insieme. Ah, ma è bello l'amore felice, oppure è un amore non appagato, questo non ci viene detto, c'è un'ellissi da parte dell'autore, ma benissimo, la prima è vede protagonista Emilia e la giornata è a tema libero, ecco, e in questo caso cosa vediamo? Innanzitutto si tratta di una ballata, come saranno anche quelle successive, con questo tipo di schema rimico, sono in decasillabi e settenari, quindi abbiamo il ritornello, io sono sicura della mia bellezza, che d'altro amore giammai non curerò né credo aver vaghezza. E poi abbiamo vaghezza ripetuto, non solo vaghezza, ma anche mai e vaghezza ripetuto alla fine delle diverse stanze, delle diverse strofe. Il ritornello può essere composto da tre, almeno quello che fa Boccaccio, tranne il caso di falso d'autore che vedremo alla fine, può essere composto da tre o da quattro, quindi avere uno schema tipo XYX, e poi cosa troviamo? AB, quindi il primo piede, il secondo piede, che appunto risponde alla seconda frase musicale, e poi la volta. E parole, dunque, per affrontare il tema musica e amore. Vi leggo quello, io lo trovo molto divertente, è un passo tratto dalla Scuola Cattolica di Albinati, che ha vinto il premio Strega lo scorso anno, e dice, io sono molto d'accordo, e andrebbe secondo me indagato lo Stil Novo su questo punto, perché si sono spesi fiumi di inchiostro, ma dice, Dante e Petrarca erano masochisti, ma più ancora Guido Cavalcanti, adesso qui vi spiego perché vi sto leggendo questa cosa, ma ancor più Guido Cavalcanti, tutta quella sfilza di poeti inginocchiati davanti alla loro dama bella e crudele, e sanno sì a gemere per le pene che lei, pur mostrandosi a volte dolce, mansueta, gli infligge, dominatrice, severa, dispensatrice di sguardi assassini, schiaccia i suoi innamorati sotto una collera sovrana o un'indifferenza siderale. Tutto il Medioevo, e non solo quello ascetico, da ristudiare alla luce del masochismo, qui, subito. Che bello farsi sanguinare il cuore, farselo strappare, lasciarsi scorticare vivi, e non si tratta affatto di metafore. La massima aspirazione è a essere la bestia da sombra, il servo della gleba, lo zerbino da sfregare sotto le suole. Il che darà insieme al dolore gran piacimento. Piacevole pena, delizia e supplizio lassù in cima alla croce.
considerare prego il purissimo masochismo di quasi tutta la poesia amorosa, direi con l'eccezione di Ovidio, l'algido Ovidio, dove chi scrive viene puntualmente distrattato e ne gode, come ne gode. L'armamentario sadomaso è già completo nello stesso linguaggio amoroso. Traboccanti di schiavitù, lacci, catene, ricordate queste parole che poi ritroveremo, lacci, catene, croce, delizia, pena, piaga, ferita, fuoco, ustione, prigionia. Allora, da notare che lui ha citato Dante, Petrarca, ancor più Guido Cavalcanti, non ha citato Boccaccio. Perché? Perché Boccaccio è figlio di Dante, è amico di Petrarca e respira tutta quella che è stata la tradizione dello stinovismo e prima ancora della scuola tosco-siciliana, ma soprattutto di quella poesia stinovista che, essendosi della scuola siciliana e tosco-siciliana, o siculo-toscana, come volete chiamarla, ma anche e soprattutto della lirica provenzale, dove c'è questo godimento, Dante è tutto così, il Convivio, la Divina Commedia e tutti gli stinovisti cosiddetti minori, che minori non sono, Cino da Pistoia, la Poggianni, Guido Cavalcanti, è tutto un godere godere della sofferenza, cioè l'amore è inappagato, ma loro godono di questo amore inappagato. E è un amore vero, è un amore metafisico, anche qui non apriamo questa parentesi perché bisognerebbe dedicare solo una giornata di studi a questo. Mi sono laureato con una tesi che dimostra che Beatrice non esiste, la Beatrice Portinari. Beatrice è un algoritmo metafisico che permette a Dante, lo spirito gemello di Dante che gli permette di salire verso il paradiso. Ma insomma, che sia qui insomma un'idea in generale, nel periodo in cui Boccaccio vive, solitamente, Boccaccio è un po' diverso, un amore che è un gioco d'amore, dove gioco va inteso anche come gioia d'amore, che però non è una gioia, c'è un affliggersi continuo, un'afflizione continua e un godere di questi lacci, di questi queste catene che è l'amore carnale, l'amore terreno, non l'amore metafisico, trascendentale, pone dinanzi a queste meravigliose donne, queste donne che sono donne angelo, idoli, quindi qualche cosa che va ben al di là della materia, ben al di là della concretezza materica.